Ciao a tutti, questa sera vorrei commentare un brano di uno scrittore cattolico, diventato cristiano, diciamo così, francese, si chiama Paul Claudel, è vissuto fra il 1868 e il 1955. Ha fatto sostanzialmente l'ambasciatore della Francia in varie nazioni del mondo, ma è stato anche, soprattutto, anche un grande scrittore. Ha scritto tanto di cose religiose, anche di temi di fede. Ma in realtà lui era fino a 18 anni, era non credente, si era, come dice lui, sistemato nell'incredulità. Però il 25 dicembre 1886, aveva 18 anni, il giorno di Natale, vagando per Parigi e non avendo altro di meglio da fare, dice, entra a Notre Dame e c'erano i Vespri. Si ferma ad ascoltare i Vespri, doveva essere una cosa bellissima, tutti cantati, e sentite cosa dice: al canto del Magnificat capitò l'evento che domina tutta la mia vita. In un istante il mio cuore fu toccato e io credetti. Improvvisamente ebbi il sentimento lacerante dell'innocenza, dell'eterna infanzia di Dio, una rivelazione ineffabile. Ma era vero? Era proprio vero. Dio esiste, è qui, è qualcuno, un essere personale come me. Mi ama, mi chiama. Bellissimo. Come vedete, la fede non vuol dire credere che Dio esiste, ma vuol dire credere che Dio mi ama, che Dio mi guarda, che Dio mi chiama, che è un essere personale che vede proprio me. Ma non è questo il brano che volevo commentare, però mi piaceva questo suo racconto della sua conversione. E invece volevo commentare un brano tratto da una sua opera che si chiama Le Pieds et le Miroirs, non so se pronuncio bene, che vuol dire la spada e lo specchio, in cui commenta il credo. Il credo lo ha sempre affascinato, a noi forse un po' meno ci affascina il credo, lui è sempre stato colpito. Sentite cosa dice: quando nella chiesa del mio villaggio sento il credo, un articolo dopo l'altro, articolo sarebbero le frasi del credo, si chiamano gli articoli del credo, intonato dalla ruvida voce del cantore, cui risponde il candido squittio delle ragazzine, esulto di un entusiasmo interiore. Mi sembra di assistere alla creazione del mondo. So quel che è costata ciascuna di quelle formule, ognuna di quelle forme impresse alla verità eterna. So a prezzo di quali convulsioni, di quali strazi del cielo e della terra, di quali torrenti di sangue, di quali sforzi, di quali parti dell'intelligenza e di quali effusioni della grazia esse sono venute alla luce. E vedo questi grandi continenti del dogma emergere e disegnarsi l'uno dopo l'altro di fronte a me. Vedo l'umanità in travaglio che riesce infine a strappare dal proprio cuore la scelta definitiva. È come una cattedrale che sia a un tempo immobile e in cammino con tutti i suoi pilastri, dall'atrio fino al coro. Bellissimo. Ecco, questo credo che lui sa quanto è costato in termini di ricerca, di preghiera, di lotta, di discussioni. Ecco, questo credo lui lo sente come una creazione, come vedere la creazione in atto, come dei continenti. Bella questa immagine, dei continenti, si vede lo scontro proprio fra le mani, dei continenti del dogma che emergono. Ecco, per noi nella nostra lingua dogma, dogmatico è diventato quasi una parola negativa, no? Sei dogmatico, sei chiuso, sei senza discussione. Invece nella Chiesa il dogma è proprio un punto che si raggiunge dopo una grande discussione, una grande ricerca, e su cui a un certo punto si è tutti d'accordo, per cui da lì si va avanti. Lui infatti dice: è come una cattedrale che ha un tempo immobile, ma anche invece in cammino con tutti i suoi pilastri, perché non è finita la ricerca del dogma, la ricerca cioè di capire il mistero di Dio, di entrare sempre di più anche con la nostra intelligenza, oltre che col nostro cuore, con la nostra libertà. Ecco, quando nella notte di Pasqua o il giorno di Pasqua diremo il credo o rinnoveremo le promesse battesimali, magari pensiamoci, invece di dirlo sempre come una filastrocca. Bene, io credo. Ciao ragazzi, ciao.